Tribù Radicale, siamo al 10° congresso di Radicali Italiani in compagnia di Salvatore Moscato, un iscritto dell'associazione Calabria Radicale e da poco anche dell'associazione Tribù Radicale. Ci vuoi raccontare le tue impressioni sul congresso, se da un anno all'altro, in questo caso quest'anno, è cambiato qualcosa, non so, nelle dinamiche, nella partecipazione degli iscritti? Guarda, da quanto ho potuto vedere e anche vivere in queste giornate qua a Chianciano, penso che tutto sommato è un ripetersi degli anni precedenti. Forse la non presenza di Pannella nelle primissime giornate ha dato l'impressione che il congresso poteva essere sottotono, però in realtà è la stessa prassi che si ripete di anno in anno, come caratteristica poi dei congressi radicali, dei radicali che poi ne sono protagonisti. Penso che comunque stia uscendo un buon congresso dai pochi interventi che ho potuto modo di vedere. Mi è piaciuto molto l'intervento di Rita Bernardini, molto incisivo, molto operativo, che ha descritto cos'è stato l'anno radicale passato e soprattutto le ultime situazioni che si sono verificate alla Camera, insomma, con tutte le polemiche che poi ne sono scaturite nelle scelte radicali, proprio perché ci ha fatto capire che siamo radicali. Molto importante è stato anche l'intervento della Bonino, fatto quest'oggi, in cui conferma poi le dichiarazioni, l'intervento di Bernardini, in cui noi siamo radicali e dobbiamo anche essere orgogliosi di essere radicali. E cosa vuol dire per te essere radicale? Quando è che hai capito di essere radicale e soprattutto ti senti ancora radicale da quella volta che hai scoperto di esserlo? Guarda, io non ho mai seguito e fatto politica. Quando mi sono iscritto all'università credevo di appartenere ad un orientamento politico, invece un mio amico, tra l'altro di Rifondazione Comunista, mi ha fatto capire che effettivamente non c'entrava nulla, le mie idee non c'entravano nulla con quello cui io pensavo di appartenere. Poi casualmente ho potuto vedere sul TG1 una notizia sui referendum che promuovevano proprio i radicali. Da lì ho cominciato ad approfondire la questione radicale, a capire chi sono i radicali, cos'è il partito dei radicali italiani, e piano piano ho capito che effettivamente le mie idee coincidevano proprio con le idee, con il pensiero radicale. Da quel momento non ho più pensato ad altre cose se non a quelle radicali. Mi identifico un radicale non più ignoto, tra l'altro. Pensi che le battaglie dell'antiproibizionismo, e non parlo soltanto dell'antiproibizionismo delle droghe, ma ad esempio quello della, non lo so, parliamo dell'eutanasia, appunto del tema del fine vita, ma anche lo stesso sulle coppie di fatto, pensi appunto che l'antiproibizionismo sia da riprendere o comunque da portare avanti come battaglia cardine di tutte le associazioni radicali? Sicuramente sì, anche perché in passato i radicali si sono contraddistinti proprio per queste tematiche, aborto per esempio, per citarne una, anche perché l'anno passato il tema principale proprio del congresso era sull'antiproibizionismo. È stato fatto poco, probabilmente nulla quest'anno, quindi nella mozione generale che dovrà essere approvata c'è, cioè, il primo obiettivo che dovrà tenere incollati tutti i sottoobiettivi della mozione dovrà essere proprio l'antiproibizionismo, sui temi che hai detto poco fa in pratica. Mentre invece le associazioni radicali spesso e volentieri sono poco conosciute, anche perché hanno poco spazio sui media, sulla TV, eppure esistono delle realtà come la TV Radicale, ma anche la stessa Agora Digitale. Le nuove tecnologie quanto possono incidere nella conoscenza e nella veicolazione dell'informazione e quindi anche delle associazioni radicali? Tanto, tantissimo, anche perché ho letto la relazione della tesoreria di Michele De Lucia e approfondiva, poneva
irrisato proprio questo aspetto qua delle nuove tecnologie che nell'ultimo anno Radicali Italiani ha sfruttato, ha utilizzato. Sempre nella stessa relazione però diceva che occorre sfruttarlo maggiormente questo aspetto, social network, YouTube e così via. Quindi penso che siano strumenti da utilizzare maggiormente, a cominciare appunto da TV Radicale che utilizza proprio queste applicazioni web. Adesso voglio lanciare non tanto una proposta o una provocazione. Una volta si sentiva spesso alla radio delle interviste di strada. Non sarebbe bello, secondo te, vedere in giro tutte le associazioni in giro per l'Italia a intervistare su vari temi, appunto l'antiproibizionismo sulle droghe, quanto per esempio, non so, anche l'aspetto economico di come versa l'economia e quindi le soluzioni che propongono i radicali. Non sarebbe bello vedere in giro i radicali in strada a mostrare che esistono e ci sono, non solo nelle proprie città, nelle piccole città, ma nelle grandi capitali? Sì, sì, certamente, anche perché poi tutte queste associazioni territoriali come Calabria Radicale ad esempio danno un supporto fondamentale poi alla Galassia Radicale e ai Radicali Italiani, quindi il fatto che tutti questi radicali sparsi in tutta Italia tramite l'associazione e non solo possono andare in giro a raccontare cosa sono i radicali, a sentire quali sono le opinioni degli italiani, è una cosa fondamentale, anche perché è uno strumento semplice e banale per poter far conoscere il pensiero radicale, le associazioni locali e chissà che, magari trovare qualche altro Tu parli di qualche altro, non so, aggancio per portare a conoscenza ancora di più il pensiero radicale, perché magari molti sono radicali, non sanno di esserlo, comunque sposano i principi radicali su alcune battaglie, ma magari o non le conoscono o si sentono appunto, dice vabbè, i radicali non ci sono. E magari poi decidono anche di iscriversi a Radicali Italiani o all'associazione locale, territoriale. E TV Radicale potrebbe raccogliere tutte queste testimonianze. Quindi tu consigli ai militanti di TV Radicale, che adesso è diventata un'associazione TV Radicale, di non fare soltanto trasmissioni inerenti comunque l'aspetto relativo alle associazioni, ma di andare proprio in strada? Sì, sì, anche, in modo da far vedere il territorio e gli italiani cosa ne pensano. Sì, perché d'altro canto ogni territorio ha le sue problematiche. Tu vieni dalla Calabria, giusto? Sì, sì, e con la nostra associazione Calabria Radicale abbiamo un nostro spaccato, vediamo un nostro spaccato della Calabria e sappiamo quali sono le problematiche che abbiamo incontrato nelle nostre attività, nelle nostre iniziative che abbiamo fatto in tutti questi anni. Tu pensi che ci siano delle motivazioni per cui i radicali, diciamo la sede del Partito Radicale è a Roma, però i maggiori iscritti appunto sono logisticamente inquadrati tra il Lazio e mi pare, se non ricordo male, la Lombardia. Il sud, a parte il caso della Grande Napoli, è un po' diciamo buttato fuori. Guardando i numeri vediamo una disparità, una diversificazione un po' degli iscritti, con una concentrazione particolarmente elevata di laziali, di romani forse. Probabilmente il fatto che i radicali italiani hanno la sede a Roma incide tantissimo, o anche a Milano, dove c'è stato un grandissimo movimento con Marco Cappato, ha fatto sì che le iscrizioni lì sono particolarmente notevoli. Nel sud Italia, in Calabria, ci stanno pochi iscritti ai radicali italiani, pochi iscritti anche alle associazioni territoriali. Questo non è una cosa positiva e probabilmente il lavoro delle associazioni territoriali è fondamentale, però dovrà essere supportato dalla sede, da Radicali Italiani, affinché sempre più persone, sempre più calabresi nel nostro caso, possano iscriversi anche al movimento di Radicali Italiani o della Galassia Radicale. Volevo farti un'altra domanda, sempre relativa in questo caso al luogo logistico dove si tiene il congresso di Radicali Italiani da un po' di anni. Cosa ne pensi della possibilità di un congresso itinerante che di volta in volta, magari anno per anno, si possa spostare dal sud al centro
è al nord? Rientra nella domanda precedente. La possibilità di spostare la sede del congresso potrebbe favorire proprio, far conoscere maggiormente proprio il movimento dei radicali italiani, quindi sono d'accordissimo a spostare, come dire, centro, nord, sud e così via. Voglio farti un'ultima domanda prima di congedarti. Adesso, come tutti sanno, da domani ci sarà la possibilità di candidarsi, oltre che per il Comitato dei Radicali Italiani, anche per il rinnovo, insomma, degli organi di segreteria, presidenza e tesoreria. Credi che rispetto all'anno passato, cioè anzi all'anno corrente, ci siano delle cose da migliorare, e soprattutto pensi che la segreteria sarà rinnovata? Questo non ho idea se verrà rinnovato o meno, forse sì, forse no, non lo sappiamo. Probabilmente qualsiasi sia il segretario, il tesoriere, il presidente, mi auguro che diano sempre più maggior riscontro o supporto alle realtà locali e possano andare a migliorare quegli aspetti che non sono stati, come dire, utilizzati, sfruttati in questo anno passato, appena passato.